Pronto? Buonasera signora, la compagnia di Gas Più. Volevo parlare con Margherita De Vincenzo, grazie. Sì, sono io. Via Scaglione 464, mi conferma? Sì. Grazie per essere entrata nella nostra compagnia, nella nostra grande famiglia. L'attivazione è stata effettuata con la prima... Intanto la ringraziamo per aver scelto la nostra compagnia per il gas. Senti, ma siccome io quando ho parlato con la collega non ho capito bene questa compagnia qua, come si chiama? Gas Più, signora. Gas Più. Non è Eni Gas e Luce? No, Gas Più. È una consorziata di Eni Gas e Luce. È la stessa cosa, più o meno, signora. È la stessa cosa? Sì, più o meno la stessa cosa. La stessa società, mi dica. Se io voglio qualche spiegazione... Tutto quello che desidera, signora, sono qui a sua disposizione. Sì, mi chieda, mi dica, vada. A chi devo chiamare, come devo fare, lo vuole segnare signora, carta e penna? 800 745 22 84 7 ha scritto? No, 9 362 4 800 800 800 963 425 487 come? 963 425 487 963 425 47 2 5 4 0 0 ha scritto? Sì. Me lo può ripetere? Allora, dica. 963 sì? 25 no, non comincia con 963, no, comincia con 800, signor. 800. Numero verde, numero verde. 963. Non si paga, cosa vuole? Dica. Questo? Cosa? Esatto. Sì. È la compagnia, come hai detto, che si chiama? Più, Gas Più. Più. Sì. Più. Gas. No, perché io veramente non so. È una bella compagnia, signora. Io spero di trovarmi bene, perché sono state 23 anni... con l'altra compagnia. Sì. Spero di non aver fatto una cosa sbagliata. No, signora, la differenza è che con noi pagherà di meno e il gas che eroghiamo ha anche delle fragranze a scelta. Speriamo bene, sì. Io mi auguro lei che fragranza desidera? Va bene, che fragranza desidera, signora? Non ho capito. Che fragranza, dice? Fragranza, la fragranza, che odore di gas desidera? Che io non lo so, perché ho sempre creduto queste. Ma di che cosa odorava il gas che aveva lei prima? Di gas. Ah, di gas. Invece adesso può scegliere il gelsomino, il ciclamino o la rosa canina. Ma varia di prezzo. No. Vedi e, per la fuga di, e per la fuga di gas. Perché così se c'è una fuga di gas, lei se ne accorge immediatamente. Sente l'odore di rosa canina o di ciclamino o di gelsomino per tutta la casa e capisce immediatamente che sta perdendo del gas. Così evita di pagare in più. Vede? È per quello che noi lo facciamo. Cambia anche il colore della fiamma. Ciclamino è un pochettino più violetto, la fiamma. Il gelsomino è un pochettino più rosso e la rosa canina è un pochettino più canina. Senti, volevo chiederti, la prossima bolletta, io non lo so, quando l'avrò la vostra bolletta? Chi lo sa, signora? Lo sa solo il signore. Io non so quando mi arriva la bolletta. No, lo saprà, certo, quando gli arriva la bolletta. Il signore che se ne occupa, intendevo dire, cioè quello dell'ufficio bollette. Dopo 2 mesi dovrebbe arrivare la prima bolletta, signora. Dopo 2 mesi? 2 mesi, signora, sì. Ecco, 2 mesi di utilizzo. E lei pagherà solamente il primo canone e l'allaccio. E basta. L'allaccio quando è? 282 euro più IVA. Ma quando mai? Che cosa è successo, signora? Ma quando 208? Ma quando mai? La ragazza ha detto che devo pagare solo 40 euro. Non ho capito? 40 euro devo pagare, quali 286? 40 euro? Ma è l'abbonamento? Il mi ha detto che non devo pagare assolutamente niente. E l'allaccio, signora, non lo vuole pagare l'allaccio? No, ha detto che non lo pago perché io già ho il gas. Ma io non intendo pagare niente. Signora, lei però, aspetti un attimo, lei non deve pagare il gas. Cioè lei non deve pagare l'allaccio. No, perché lei ha detto, signore, a lei non gli costa niente. Ma lei facciamo tutto noi e non paga niente. Ma lei chi? Perché lei il gas già ce l'ha. Ma lei chi? La ragazza che mi ha chiamato e mi ha fatto fare il cambio del contratto. Chi è la ragazza che l'ha chiamato? Un attimo solo. Non lo so, se la mia figlia... No, chiedo a un collega, un attimo solo. Ma la signora De Vincenzo di Chiaiano, da chi è stata chiamata? Mi sembra... Esposito? Da Patrizia? Patrizia. Ma quella stonata, io non gli ha detto che deve pagare l'allaccio la signora. No, ma assolutamente no, io faccio una denuncia. Ma assolutamente no.
Ma che mi state dicendo? Assolutamente! Licenziate subito Patrizia Esposito. A casa. Bravo, perché mi ha passato in sui carabinieri. A casa deve andare. Vabbè, adesso. Insomma. Signora, lei deve pagare una tantum. Io non pago proprio niente. Mandate quello che volete, io non pago proprio niente. Io mi vado dai carabinieri, faccio una denuncia perché ci stava pure mia figlia. Io ho un mezzo in viva voce, mia figlia ha registrato la telefonata e io adesso andrò da carabinieri perché questa ragazza non deve venire a imbrogliare le brava gente. Allora, signora. In effetti lei avrebbe dovuto pagare una tantum al Laccio e il Petrosino. No, non me l'ha proprio parlato. Non le ha detto né del Laccio né del Petrosino. Lei pagherà solo 40 euro. Ma neanche della Vase Nicola, signora. Allora, se mi fa parlare... No, certo, signora, sono qui a disposizione. Allora, ha detto, lei pagherà 40 euro perché non c'ha l'IBAM della banca. Sì. Che a noi ci serve, solo per questo. L'IBAM della banca... sì, per pagare direttamente, ho capito. Ha detto, allora lei paga la prima volta solo 40 euro, sì. Ma poi di spese non ha niente, lei non deve pagare niente, perché io se no non cambiavo un gestore che ho da 23 anni. Lo so, guardate. No, ma io vado annullate tutto, io non voglio niente, annullate tutto. Signora, perché io vado da carabinieri, io faccio una denuncia, assolutamente. Sì, va bene. Allora, signora, le passo il risponditore automatico, così lei gestisce la pratica da sola. Va bene, non si muova, stia lì. Prenotazione automatica. Se vuole confermare il contratto, digiti il tasto 1. Se lo vuole disdire, digiti il tasto 2. Se vuole l'offerta Sosa, Gas Sosa, ha digitato il tasto prima che io terminassi di parlare. Non va bene, deve aspettare che io termini di parlare. Se vuole confermare l'offerta, digiti il tasto 1. Se vuole disdire l'offerta, digiti il tasto 2. Se vuole l'offerta Sosa, gassosa, va bene anche nel vino, 3/4 di vino e una gassosa, digiti il tasto 3. Ma chi sei cretino? Ci sei cascato, sciocchino. Ci sei cascato, stupidino. Ci sei cascato, esci. Ci sei cascato, osce. Che giornata oggi, ragazzi. Margherita, buonasera, era uno scherzo di Claudia. Oh, signore. Ma la zazzina che lei. La zazzina. Ma che la cretina. Ma che sei la creccia, sono in mani che sul gallo. Ma la zazzina che la credi, la zazzina. Claudia, saluta mamma. Ciao mamma. Ti devo ammazzare. Ti devo ammazzare. Se la taglio di abbella ci uscire. Ecco così.